Ok, un mix di questo colore. Devo farlo ora che è distratta. Sembra deliziosa questa mela, sicuro è anche dolce e succosa. Ma che succede? Ho una mela in mano? Ah! Ah! Ce l'ha con me! Ah! Che belle le pulizie di primavera! Quando è stata l'ultima volta che ho pulito? Oh! Oh! Concentrati! Stai facendo cadere le briciole! Occhio! Ehi! Non riesco a vedere cosa sta succedendo! Julie! Guarda lo schermo! Oh no, adesso come faranno? Non reggo tutta questa suspense! Vacci piano, amico! Gah! Il giocatore 456 sta perdendo! Tutta questa suspense mi rende così affamata! Ah! È da un po' che stai qui! Quando è stata l'ultima volta che ti sei fatta la doccia? Ti serve questo! Oh. Va un po' meglio! Sai che c'è? È ora di creare qualcosa! Una forma fatta di stagnola! Pronta! Ta-da! Ma c'è molto altro da fare! Userò la colla nera per tracciare la testa! Una volta fatto, proverò a ricreare la forma con il legno! Quindi userò queste strisce in questo modo! E spillo il tutto insieme! Perfetto, ora dovrebbe adattarsi alla forma di stagnola, quindi userò la colla nera per fare la maschera. Questa parte richiede molta pazienza. Un quarto di testa fatto, non appena finisco di fare queste linee incrociate. Te l'avevo detto che ci sarebbe voluta un po' di pazienza. Ora dall'altra parte. Il tempo sta davvero volando adesso, vedi? Accidenti, ora è il momento del bianco. Sta iniziando a sembrare familiare. Se hai visto Squid Game sai esattamente di cosa si tratta. Inquietante, non è vero? Solo un altro episodio! Oh, concentrati! Salve! Eh? Tu sei... Non è possibile! Ah! Non farmi del male! Non voglio giocare! Cascata! Oh, che fico! Sono solo creativa! Abbastanza realistica, eh? È la mia piccola creazione! Julie! Guarda! Anche quella l'hai fatta tu! Non so chi sia! Allora chi è? Ah! Corri come il vento! Stasera è la grande sera! Sono le mie ascelle? Questo dovrebbe aiutarmi! Ecco fatto! Sarà qui da un momento all'altro. E ora? Mettiti qui, piccoletto. Sta arrivando! Ehi! Ciao! Tesoro, non immagini quello che mi è successo. Perché non mangi un po' di dolce? Ok, allora ero al lavoro oggi e praticamente... Non l'hai ingoiato, vero? Che c'è? Non hai visto l'anello? L'ho messo nel dessert. Oh, non va affatto bene. No. La tua collana. Che cosa? E niente. Aspetta. Vedi questa piccola piastra? Avvolgila con la carta da forno e attaccaci delle perline all'interno. E chiudi. Oh, figo! Adesso togliamo la striscia e l'avvolgiamo attorno a un pennarello. Si è indurita, vedi? Betty! Che c'è? Oh! Mi renderai l'uomo più felice al mondo, mi sposerai? Oh! Oh! Che c'è? Huh? Abracadabra, disegnerete... Bam! Oh, roba da pazzi oggi! Rimbocchiamoci le maniche! Io inizio! Voglio solo tracciare le forbici al volo. Prima dentro, poi intorno all'impugnatura. Ok, bene. Perfetto.
Cosa sta facendo? Ora devo ritagliare tutto. Riuscirò a tagliarlo bene. Oh, attento alle dita. Cos'è? Oh, fa niente. Ma cos'è questa roba? Ah, sta finendo sul mio disegno. Riesci a capire cos'è? Vive tra gli alberi ed esce allo scoperto solo di notte. Chi? Non è un chi, ma un cosa. È un bel gufetto. Non è carino? Ci sono quasi. È perfetto. Serve solo un po' di colore. Questi colori fluo sono fantastici. Sta venendo proprio bene. Ta-da! Interessante. Anche quello di Melanie è straordinario. Ottimo lavoro. Figo. Ma adesso chi pulirà questo casino? Oh, i miei jeans! Accidenti. Sembra che abbia vinto Melanie. Come può essere? Devo continuare a leggere. Ok, ora ha senso. E se... Oh, ouch, che botta. La classe dei fighi? Oddio. Ok, calma. Potrebbe essere la tua occasione. Oh, devo entrare. Oh, mio Dio. Ma è fantastico. Guarda quanti studenti fighissimi. Alcuni si fanno dei tatuaggi. E quello ha una chitarra. Fantastico. Continua, questo tatuaggio sarà una figata. Farà male? Spero che abbia sterilizzato gli aghi. Oh, lei sembra una tipa gentile. Forse no. Oh, ha sconfitto quel ragazzo a braccio di ferro. Non ci credo, è l'insegnante. Cosa? Un dress code? Bene, cosa mi serve? Vediamo. Oh, piercing. Un bel po' di piercing. Che faccio? Non sono abbastanza figa per questa classe, ma ho tutti questi compiti già fatti. Un momento, la graffetta. Sì, potrei farci qualcosa. Bene, però me ne serviranno altre. 4 dovrebbero bastare. Ora mi serve una pinza. Metterò questi cerchietti che ho creato su labbra e naso. Ora devo cambiare vestiti e acconciature. È ora di presentarmi di nuovo alla classe. Che schianto! Benvenuta in classe! Fantastica! Sei una di noi! Guarda quei piercing spettacolari! Quanto mi piace! Mi faccio avanti! Ehi! Fallo dopo la lezione, per favore. Ok, va bene. Ma ehi, siediti accanto a me. Che carino. A Matthew piacerà un sacco. Oh. Forse no. Meglio sistemarlo. Ottimo. La matita è senza gomma. Beh, ne ho una nell'astuccio. Ma dov'è? Ero sicura di averla. Un momento. Gina, mi presti la gomma? Certo, ecco a te. Ops. Ehi, wow. Grazie, molto gentile. Proprio quello che cercavo. Ce l'ha ancora Matthew. Andrò da lui. Sarà sorpreso di vedermi. Certo che Matthew vive lontano. Almeno ho già fatto la doccia. Mi serviva una giacca. Non vedo l'ora di incontrarlo. Cosa? Sei così carina oggi? Non ci credo. È con la mia gomma. Che rabbia. Stupido Matthew. Come ha potuto? Non gli presterò più niente. Che posso fare? Gina? Eh? Da quanto sei qui? Usa il temperino. Come? Aspetta, ho capito, grazie.
Potevo pensarci prima. Giro il temperino e riempio la cavità con della colla. In modo uniforme fino all'orlo. Poi lascio asciugare. Dovrebbe funzionare. La colla cancellerà la matita. È come una gomma vera. Ora posso completare il disegno. Ho pensato che ti servisse aiuto. Ti ho anche portato questo. Oh, che dolce! Mi dispiace. Perfetto. Liam, la merenda è pronta! So che le arance sono le tue preferite. No, non prima di esserti lavato le mani. Conosci le regole. Sono pulite, ok? Ehi! Mani, bagno. Va bene, ma è ridicolo. Ma se vuole le mani pulite, allora va bene. Sto usando un sacco di sapone, mamma. Oh! Questo coso è così scivoloso. Ehi! Non riesco a tenerlo in mano. Ah, lascia perdere. Tutte pulite, vedi? Ho così tanta fame. Oh, sta fermo lì. Devo fare pipì. Wow! Oh no! Oh, Liam! Oh, che cosa avrò combinato adesso? Sono quasi caduta per terra. Il sapone! Ma cosa ci fa per terra? Gli saranno cresciute le gambe o qualcosa di simile? Dai, rimani fermo. Aspetta un attimo. Penso di avere un'idea. Una penna 3D può aiutarti a tenere il sapone fermo. Vedi tutte queste linee? Fanno sì che il sapone non si muova. Disegnale direttamente sul sapone e verrà perfetto. Ma non abbiamo ancora finito. Usa la penna per tracciare questo disegno. Abbiamo scelto un unicorno. Usa diversi colori per renderlo più dinamico. Con il gel colorato fai avanti e indietro. E voilà! Un unicorno! Dai un'occhiata a questo adorabile portasapone. Mettilo dentro, su! Ci sta benissimo! Ben fatto! Ti tengo d'occhio! A cosa serve il foglio? Vi piace questo salvadanaio? Ah, ho capito! Inizierò con alcuni cuori. Poi il resto verrà da sé. Ah, Nick sta disegnando. Dovrei provare anch'io. Non mi costa nulla. Wow! Ma è solo polvere di gesso! Vincerò di sicuro questo round. Ancora qualche linea qui. Allora io userò le dita. Questi saranno gli occhi. Vedi? È un maialino! Ma devo fare anche il corpo. Quasi fatto. Quello di Nick è carino. Ma colorato è più bello. Ok, devo aggiungere la coda. Ecco! Fatto! Ed ecco a te il disegno vincente. Oh, non posso alzare il mio. Vediamo. Molto bene. Ma quanta polvere! Ah, ciù! Accidenti, Melanie! Oh, colpa mia! Siete pronte, ragazzi? Rifatevi gli occhi adesso. Guarda quei diamanti. Tocca a voi. So benissimo che fare. Basta usare tanto colore rosso, giusto? Pensa, Ashley, pensa. Jennifer ha quasi finito. Dovrò solo sperare per il meglio. Ecco la sagoma del vestito. Adesso il corpo. La magia sta nei dettagli.
E adesso dia col colore. Vedete, le linee gli danno movimento. Sembra quasi che prenda vita. Niente male, vincerò a mani basse. Ok, forse è meglio che le dia una mano. Ecco quel che serve a ogni abito. Un po' di lustrini! Wow, carinissimo! Adesso esprimi un desiderio. Oh no! L'allergia! Achiu! Oh. Tempo scaduto. Tocca a te, Jennifer. Bellino, vero? Molto! Ah, ed è il mio che dice. Ha una vera visione. Wow, guarda come brilla! Mi prendi in giro. Ho fatto tutto da sola. Tieni, te lo regalo. L'arte ci fa divertire insieme. Wow, che profumino questi biscotti. Eccola. Oh, quant'è carina. Adoro quando muove i capelli al rallentatore. Anche i suoi occhiali sono stupendi. Scommetto che con quelli ci vede benissimo. Ciao, vuoi assaggiare un biscotto? Volentieri, grazie. È buonissimo. Ecco, prova anche tu. Ah sì, sarebbe incredibile se accadesse. Dov'è quest'aula? Ok, ci siamo. Ce la posso fare. Andrà tutto bene. Ah, oh no! Au, che botta! Ma su cosa sono caduto? Oh, uno stampino. Quanto è bella! Questa botta mi ha dato un'idea. Userò questi stampini a forma di cuore per farne uno. Bene, ora riempio il centro vuoto. Con questa siringa avrò un risultato preciso. La luce UV lo farà asciugare più in fretta. Ora i brillantini. Questi a forma di cuori, fiori e stelle sono stupendi. Ora lo chiudo con un pezzo della stessa forma. Ti ho fatto questo portachiavi. Oh, wow, l'hai fatto per me. È bellissimo. Muah. Pronte per la prossima sfida? Quegli AirPod sono giganteschi! Ehi, non è giusto! Dovrei disegnare con questa! Non riesco neanche a tenerla in mano! È ridicolo! Sono prontissima! Tutto perfetto! È l'ora di un piccolo sabotaggio. O forse dovrei dire saponaggio. Prova a disegnare qui se ci riesci. Comincio qui nel mezzo. Che strano, chi ha che non va questa matita? Non saprei. Assurdo. Tempo scaduto. Ho un minuto ancora. Ho detto tempo scaduto. Mostratemi i disegni su. Ok. Oh. Vediamo il tuo, Jennifer. Non male, ma ho visto il tuo trucchetto col sapone, quindi sei squalificata. Sei stata tu! Adesso capisco tutto, incredibile! Oh. Beh, almeno è pulito. Quindi Ashley vince gli AirPod. Non ci credo! Che suono favoloso! Ehi! Ciao, Brian! E io ho qualcosa per te. Sul serio, questo è per me? Come si apre? Aspetta! No! Mio eroe! Ci è mancato poco. Ho un'idea! Per proteggere l'iPhone, tutto ciò che ti serve è una pistola a caldo. Comincia ad applicare uno strato di colla attorno al bordo. Fai attenzione, evita la fotocamera, eh? Lascia cadere la colla lungo il lato del telefono. Vogliamo assicurarci che sia sicuro. Riempi anche il resto del telefono. Lo strato di colla deve essere bello spesso. Una volta che si è coperto, lascia che la colla si indurisca. Taglia la colla in eccesso e avrai una custodia unica. Che ne pensi? Wow, è fantastica! Grazie!
Brian? Upsi. Ok, stavolta premo io il tasto. Chissà che cosa ci toccherà fare. Un albero! Non me l'aspettavo! Ma come? Di nuovo senza mani? Vediamo che cosa usiamo questa volta. Oh, abbiamo dell'inchiostro e poi... una cannuccia? Vabbè, mettiamoci all'opera. Stavolta mi affido a voi due, gomiti. Bel lavoro. Adesso apriamo la bottiglia. Sì, ok. Per fortuna le cannucce sono più comode. Ok, adesso mi serve un po' di inchiostro, giusto? Funziona! Cosa dovrei farci con questa cannuccia? Non capisco. Oh no, la sta bevendo! Che fai? Non è una bibita! Come dici? Ah, pensavo lo stessi bevendo. Sto dipingendo nell'unico modo possibile. Devo solo soffiare l'inchiostro nella direzione che mi serve. Wow, sta venendo meglio del previsto! Non riesco a crederci, tutto con solo quella cannuccia in bocca. Perché non mi riesce? Forse devo provare a soffiare con più forza. Dai, su, stupido inchiostro! Ma che cosa ho in faccia? Mi sono sporcata con l'inchiostro! Che ha da piagnucolare! Oh, si è sporcata il viso. Aspetta! Cosa? Perché? Guarda, ho del colore rosa qui. Ne spremo un po' e poi aggiungo altro colore. Ecco, ho le linee che mi servono. Adesso ci vuole un cotton fioc. Lo tamponiamo nel rosa e ora guarda. Con questo possiamo sistemare i tuoi rami neri. Vedi, sembrano dei fiorellini come fossero appena sbocciati. Non è bellissimo? Proprio un piccolo capolavoro. Wow, grazie a te il mio albero è ancora più speciale. È bello lavorare insieme. Sì, sono contenta. Ce n'è ancora uno da fare. Eh? Ma cos'è questo suono? Sento il bisogno di muovermi. Oh, lascerò danzare la mia mano. Non ho mai sentito questa canzone, ma mi piace molto. Una chiave di violino. Ma certo, questo basso sta spaccando. Wow! Wow! È tutto mio! Non ti sento! Come stiamo andando? Interessante! Ottimo lavoro! Ma è bianco! Billy? Sei tu? Eccoti un autografo! Sto per svenire! Forse non è una buona idea! Hai finito o no? Sì, ho praticamente fatto! Grande! Aspetta! Mia madre andrà fuori di testa quando vedrà questo tatuaggio! Ciao, c'è qualcuno qui? Che cosa? Scusami, mi è venuta l'ansia! Ok, respira profondamente. Grazie. Aspetta un attimo. Penso di avere un'idea. Prendi uno stampo di gomma come questo e riempilo con degli orsetti gommosi. Sceglierò un sacco di toni diversi. Mettili tutti intorno allo stampo. Quindi, versa con cura la resina epossidica sugli orsetti e riempila fino in cima. È pronto da indossare. Non è carinissimo? Copri il mio nuovo tatuaggio. Ora va meglio. Lo vuoi coprire? Fa come vuoi. Beh, ti sei a casa. Ciao, mamma. Oh? Un tatuaggio! Ah, beh, piccolo rispetto al mio, vedi? Wow, sei la migliore! Tale madre, tale figlia! Aspetta, papà, mi serve una cosa! Oh, non se n'è nemmeno accorta! Perso qualcosa? Grazie! Andiamo! Ah, non le trovo da nessuna parte! No, non sono qui dentro. Che cosa? Le mie chiavi! Le hai perse di nuovo! Andiamo a vedere, su!
No. Hai guardato qui sotto? Diamo un'occhiata sotto il divano. Ci sono? No. Riflettiamo. Io non le ho, vero? Oh, che puzza! Ah, disgustoso! Non so proprio dove guardare. Aspetta! E non perderle più, signorina! Goodbye! Divertiti! Aspetta, ma ho preso le chiavi? Non riesco a vedere niente qui dentro. Oh, sul comodino! Accidenti! Papà, fammi entrare! Questa storia ha preso una piega interessante. Oh, non mi apre! Rimarrò bloccata per sempre qui. Nessuno porta mai fuori questa spazzatura. Ava? Ho dimenticato le chiavi. Di nuovo? Accidenti! Quella è tutta roba tua. Ehi, ho avuto un'idea! Posso usare uno dei tuoi pezzi del puzzle, così non ti perdi più le chiavi. Una volta che il pezzo è tutto coperto, ci metterò sopra la prima lettera del tuo nome. Fatto! Adesso non te la perderai più. Ecco qui. Ehi, c'è una A sul pezzo! Grazie, papà! Oh, papà ne ha fatto uno anche per lui! Non sono carini insieme? Ho il migliore papà di sempre! Funziona come un incantesimo! Ah, corri! La pioggia ci sta inzuppando! Pare abbia smesso! Per fortuna! Che corsa! Oh no! La mia scacchiera è rovinata! Ma com'è successo? Aspetta, non ti muovere! Torno subito! Cavoli! Ok, sono quasi pronta. Devo solo proteggermi per bene. Guanti? Ok, mettiamoci al lavoro. Ecco la mia collezione di stampi. Devo solo aggiungere del glitter. Perfetto, ora lo verso negli stampini. Non troppo. Prepariamo altro filler. Me ne serve uno più scuro. Non dimentichiamo i brillantini. Ok, ora lo verso nel secondo stampino. Perfetto. Aspettiamo che si induriscano. Credo siano pronti. Sono venuti benissimo. Devo proprio farne altri. Inizia a prendere forma. Ora mi serve una miscela più chiara. La consistenza mi sembra buona. Nello stampino. Riempio tutto il quadrato e copro i pezzi più piccoli appena fatti. Dovrebbe bastare. Ok, ogni angolo è coperto. Manca questo. Sì, è fatta. Cavoli, è bellissima. Ehi, su con la vite. Ti ho fatto una nuova scacchiera. L'hai fatta per me. Wow, è fantastica. Ehi, giochiamo? Va bene, ragazzi. La nostra prossima sfida è a tema illusione. Ora iniziate a essere creativi. Ok, penso di sapere come iniziare. Oh, sì! Vorrei anche trovare l'ispirazione. Inizierò con un paio di linee e poi le collegherò insieme. È così facile, ma così bello! Vincerò questa sfida! Tutto fatto! Beh, è, diciamo, bello. Guarda cosa ho disegnato io. Io ho intenzione di metterci più impegno. Ed è tutta una questione di linee. Una volta creato un quadrato farò delle linee che vanno dall'alto in basso, poi a destra e a sinistra. Ci vuole un po' di tempo, come si può vedere, ma alla fine tutto avrà tutto un senso. Quando posizioni le linee in un certo modo, puoi creare diverse prospettive. Devo solo continuare a seguire lo schema. E anche un po' di colore aiuterà. Vedi come prende vita? Sento come se ci potessi saltare dentro. Fammi provare. Tipo così? Ah! Oh no! Ehi, posso vederti là dentro! Ok, io ho finito. E c'è anche un piccolo bonus. Cosa sta succedendo lì dentro? Ciao, io sono qui adesso! Fammi vedere! Ti tirerò fuori di qui! Esci! Aspetta! Piano! Esci, esci! Ce l'hai fatta! Aspetta, cosa? A me piaceva lì dentro! Aspetta, dove stai andando? Non voglio rimanere bloccato lì dentro. La mia più grande creazione. Ciao, mi piace quello che hai fatto con questo posto.
E ho qualcosa di speciale per te. Oh, una penna. Non è una penna normale. Ho già una penna laser. Giusto. E che ne pensi di questa? Sembra un rossetto, ma guarda. Impressionante, eh? Amico, l'ho comprata l'anno scorso. Ok, cliente difficile, fammi pensare. Oh, lo so! Puoi sbrigarti, per favore? Puoi vedere tutto con questi? Sul serio? Guarda, non posso usarli. Come farò? Lo so, ecco qui. Metti gli occhiali rotti su una superficie piana. Usa la penna 3D per unire le parti rotte così. Continua ad applicare la colla su tutta la montatura. Ripeti l'operazione sulla parte superiore così. E una volta fatto, attacca la stanghetta. Passaci sopra la penna 3D. Fallo su tutta la stanghetta. Non si direbbe che fossero rotti. Li ho sistemati, sono eleganti, eh? Oh, fammi provare. Insomma, che ne pensi? Ah! Puoi tenerli? Sì, beh, ho capito. Ok, sei pronta, Ashley? Posso cominciare io, per favore? Certo, vai pure. Grazie, è davvero emozionante. È uscito il coniglietto, vedi? Sei seria? È il gatto. No, non è vero, è il coniglio. Fermati! Sei cattivo. Seguo soltanto le regole. Se vuoi giocare in questo modo, allora fatti sotto. Molto bene, cominciamo. Mi sono allenato tutta la vita aspettando questo momento. Vieni da me. Oh, il mio naso! Devo fare qualcosa. Ecco qui. Mi arrendo. Oh, dammelo, guarda un po'. Disegnerò alcune S sul foglio. Poi le unisco. Verrà fuori una cosa carinissima. Passo a disegnare i volti sorridenti ed eccoli, un coniglio e un gatto. Secondo me hanno bisogno di un po' di colore. Sembrano così felici. Fare questo disegno è stato facilissimo. Quasi fatto. Justin, guarda qui, si stanno abbracciando. Ehi, è un gatto, è incredibile. Oh, è così carino. Prendi questo. Aspetta, che succede? Oh, sembra così coccoloso. C'è anche una piccola giraffa. Questo è mio. Ah, va bene, vorrà dire che la piccola giraffa sarà mia. La mia è molto meglio. Ok, non muoverti, voglio farti un ritratto. Finora tutto bene. Che stai facendo? Sto esaminando la giraffa. Ah, sì, ottima idea. Chissà come se la sta cavando Justin. Mi sembra abbastanza realistica, la chiamerò Jerry. Non sembra una giraffa. Disegnarla sarà davvero difficile. Devo trovare le proporzioni. Un momento, ho un'idea! Posiziono la mano in questo modo e ne disegno il contorno. Adesso aggiungo una faccia. Ed ecco disegnata una giraffa, ragazzi. Coloriamola. Questo marrone è perfetto. Poi userò del giallo. Dovete fare attenzione, meglio non andare oltre i bordi. Adesso il collo. Ecco fatto. Ho proprio avuto un'idea fantastica. Sì, ok, è abbastanza carino. Mi spiace, Jerry. Tieni, te lo regalo. Grazie. Ok, sotto col prossimo round. Aspetta, copriti gli occhi. Oh, facciamo i misteriosi. Farò una sorpresa ad Ashley. Oh, che schifo. Ha un odore terribile. Cos'è questo odore? Scusami. Aspetta, Justin, so cosa possiamo fare. Guarda qui. Inizio disegnando un albero, poi alcune mele. Aggiungiamo delle foglie verdi. Colorare senza uscire dai bordi, questa è la difficoltà. Niente male. Aggiungo un po' di verde scuro per le foglie e accentuerà la trama. Naturalmente il tronco deve essere marrone. Passando il pennarello in verticale creeremo anche un fantastico effetto legno.
Dopodiché passiamo alle mele usando il rosso, ovviamente. Sembrano così gustose, tadan! Ecco un albero di mele. Bello, ma non sono mele vere. Justin, guarda! Wow! Oh, cavolo, che figata! Sono buonissime, provane una. Lo farò di certo. Pensi di saper disegnare una pizza? 1, 2, 3, via! Oh, c'ero quasi! Basta così, faremo decidere al fato. Con un giro di ruota. Che personaggio! Decisamente strano. Oh, guarda la ruota! Cosa? Oh, wow! Stavolta sarà complicato. Stop! Cosa? Rendiamolo interessante. 1, 2, 3, via! Che tensione! Oh no, la mia matita! Non c'è problema, ne ho un'altra. Non è proprio il massimo. Oh, ma dai! Oh? Oh, che sfortuna! Non posso perdere tempo così, ne sto sprecando tantissimo! Devo sbrigarmi! Ormai la clessidra è quasi finita! Ah, via di qui! Ehi, tieni questa roba lontana dal mio disegno! Anche se... questo potrebbe essere utile! Inizierò disegnando una ballerina! Questo mi sarà molto utile! La grazia è fatta disegno! Userò i truccioli di matita per fare il tutù! Sono molto soddisfatto del risultato! Ehi, Ashley, che ne pensi? Bello, eh? No, ho perso troppo tempo! Ma posso ancora finire il mio disegno! Dammi solo un attimo! Oh, fai attenzione! Ok, ecco fatto! Che ne pensi? Carino, vero? Ottimo lavoro! Guarda la clessidra! Ce l'abbiamo fatta! Qua la mano! Ben fatto! Che giornata noiosa! Vorrei un taglio e una messa in piega! Oh, sì! Ci penso io! Prego, si sieda! Grazie mille! Com'è il tempo fuori? Ancora caldo? Mi dica, come li vuole i capelli? Vorrei spuntarli leggermente, via le doppie punte e un po' di volume. Certo, certo, non si preoccupi, ci penso io. Mi faccia solo sistemare la sedia. Un altro po', ancora un po', un altro pochino. Bene, pronti a cominciare. Ha dei capelli bellissimi, si vede che li cura ogni giorno. Forse il pettine è su un nodino? Che succede lì dietro? Perché si è fermato? Non si preoccupi, tutto sotto controllo. Oddio, il pettine si è spezzato in due. Perché quello sguardo? Oh, nulla di importante. Che faccio? Era il mio pettine migliore. Aspetta, ma certo, la mia penna 3D mi aiuterà a risolvere. Ecco l'immagine di un pettine. Devo solo ripassarla con la penna. Uso il mio inchiostro 3D preferito, il rosa. Niente male davvero. Fatto, la parte frontale è pronta. Ora passiamo al manico. Userò il verde chiaro. È un colore davvero bello. Non lo uso quasi mai. Visto che ne faccio uno nuovo, lo farò migliore dell'altro pettine. Una volta finito, lo decoro con un po' di fiori. Ci siamo e voilà! Un nuovo pettine. Oh, si è addormentata. Meglio sbrigarmi e finire. Ricominciamo a pettinare. Oh, mi scusi, devo essermi appisolata per un attimo. Mai visto un unicorno in carne ed ossa? Adesso sì! Che vi sia di ispirazione! Dov'è la mia penna? Ma come dovremmo disegnare? Bisogna inventarsi qualcosa! Qui ci vuole la valigetta degli artisti! Apriamola e vediamo che cosa c'è! Oh sì! Adesso è tutt'altra cosa! Wow, posso usarla anch'io? Ma certo, siamo migliori amiche, no? Tieni! Ma mi hai dato il bianco!
Che cosa ci faccio col bianco? Non so che dirti. Ah, e che cosa mi invento adesso? Vuoi una mano? Vieni. E questi da dove li hai presi? Ti guardo le spalle. Adesso sì che posso disegnare. Ci sono! Per cominciare farò un disegno invisibile. Solo io so cos'è. Almeno per il momento. I colori non coprono il bianco. E quindi più colori metto, più il mio disegno si rivela. Ta-dan! Vedete che bell'unicorno? Ma si può disegnare qualsiasi cosa, le possibilità sono infinite. Giù i colori! Le piace? È carino. E tu, Ashley? Wow! Ma come ci è riuscita? Le ho dato il pastello bianco. Wow, questa è davvero incastrata. Sembra gommosa. Oh oh. Ciao. Ellie, prendi posto. Oh, ok. Non guardarmi. Sembra amichevole. Questo colore mi dona. Ciao. Ok ragazzi, aprite il libro. Devo proprio. La lezione di oggi sarà interessante. Sì, immagino. Adoro i suoi quaderni. Meglio prendere qualche appunto. Lo so, ho una penna carinissima. Mi piacerebbe avere delle cose carine. Le mie sono così banali. Non è giusto. Che succede laggiù? Aspetta. Qual è il problema? Vorrei una penna come la sua. Fammi dare un'occhiata. Sì, è una bella penna. Forse ti posso aiutare. Davvero? Migliora le tue penne con questo trucco. Rimuovi le parti della penna. Riempi l'involucro con la colla. Non fare pasticci in questa fase. Dovrebbe andare. Ora versa dei brillantini. Rimetti l'inchiostro. E avvita il pennino. Mai più penne banali. Che te ne pare? Wow, guarda! Manca solo l'ultimo dettaglio. Oh, com'è carino! Grazie! Un momento. Ora mi sento più a mio agio. Wow, com'è elegante! Questi li prendo io. E li butto via. Ti serve una sistemata? Mi sento proprio vivo. Come ha fatto? Non importa. Sono bellissima. Lei è il mio prof preferito. Ho solo fatto il mio lavoro. Sono uno schianto. Cosa? Wow, mi piace il tuo nuovo look. Oh, ho una cosa per te. Per me? Davvero? Grazie. Amiche. Selfie. Adoro questa classe. Oh, devo cambiarmi. Quindi la lezione di oggi... Grazie per l'aspirapolvere, signor Broccoli. Cosa? Oh, stavo sognando. Ma che ore sono? Vediamo il telefono. Ah, il telefono! No! Ah, è finito a terra! No, no, no! Si è rotto! Cavolo! Ah, è un incubo! Ah, che è successo? Dove sono? Giusto, il telefono. Ehi, sono qui! Dove sono caduto? Ricordi? Ah, un incubo! Ah, oh mio Dio! Era un altro incubo! Cavoli! Aspetta, il telefono! È al suo posto e non per terra. Ora però ho paura che si avveri l'incubo.
ma so cosa posso fare. Userò la mia penna 3D e mi farò venire un'idea. Uso questo inchiostro viola, dato che mi piacerebbe una custodia così. Farò delle linee a zigzag dall'alto e tornando indietro. Proseguo allo stesso modo. Devo riempire questo spazio con un sacco di inchiostro 3D. Ora passo ai lati. Devo fare molta attenzione a coprire gli spazi. Ecco fatto. Ho ricoperto l'intero telefono. Ah, mi è scivolato! Tranquillo, non mi sono fatto nulla. Oddio, ero così preoccupato. Ma la mia nuova custodia ha funzionato. Bene. Ok, sei pronta, Ashley? Posso cominciare io, per favore? Certo, vai pure. Grazie, è davvero emozionante. È uscito il coniglietto, vedi? Sei seria? È il gatto. No, non è vero, è il coniglio. Fermati! Sei cattivo! Seguo soltanto le regole. Se vuoi giocare in questo modo, allora fatti sotto. Molto bene, cominciamo. Mi sono allenato tutta la vita aspettando questo momento. Vieni da me. Oh, il mio naso! Devo fare qualcosa. Ecco qui. Mi arrendo. Oh, dammelo, guarda un po'. Disegnerò alcune S sul foglio, poi le unisco. Verrà fuori una cosa carinissima. Passo a disegnare i volti sorridenti ed eccoli, un coniglio e un gatto. Secondo me hanno bisogno di un po' di colore. Sembrano così felici. Fare questo disegno è stato facilissimo. Quasi fatto. Justin, guarda qui, si stanno abbracciando. Ehi, è un gatto, è incredibile! Oh, è così carino! Eccoci, si comincia! Scusa, dopo di te! No, premiamolo insieme! Scopriremo che cosa uscirà sulla ruota! Oh, l'emoji sorridente! Davvero! Che bello! Posso usare una mano e tu nessuna! Vediamo che cosa ci toccherà! Dei flaconi da spremere! Sai che ti dico? Ci servono dei grembiuli per questa sfida. Ok, siamo pronte a darci da fare. Forse riesco a far cambiare idea alla ruota. Dai, ti supplico. Oh, non posso crederci, ha funzionato! Adesso invece dell'emoji ho il gelato. Ok, ho disegnato un cerchio e adesso faccio anche gli occhi. Naturalmente anche le sopracciglia. Bene, per il momento dovrebbe bastare, ora il blu. Disegno le lacrime e poi le coloro di blu. Sta venendo bene, direi. Ecco, sistemata la base, ora comincia il vero lavoro. Ci vuole il rosso, devo riuscire a spremerlo. Andrà bene così insieme al blu. Niente male, date le circostanze. Bene bene, adesso il giallo, dopo tutto è un emoji. Devo solo riempire di colore tutto lo spazio, assicurandomi che ogni parte sia colorata. Solo ancora un pochino. Fatto! Ora di girarlo. Oh, ma guarda com'è venuta bene la mia emoji! Oh no, mi prende il naso! Non ci voleva! Ecciu! Oh no, è volato via il tappo! Oh, che disastro! Sei stata proprio sfortunata, Sky. Fa niente, va bene così, ho finito. Beh, se vuoi ti aiuto a sistemarlo un po' con la spatola. Ecco, solo un ritocchino qui. Tanto peggio di così non si può fare, immagino. Vedi, va già meglio, non ti pare? Forse sì, grazie. È proprio intrattabile adesso. Guarda qui, la mia emoji è venuta proprio carina, vero? Ok, stavolta premo io il tasto. Chissà che cosa ci toccherà fare. Un albero, non me l'aspettavo! Ma come? Di nuovo senza mani? Vediamo che cosa usiamo questa volta. Oh, abbiamo dell'inchiostro e poi... una cannuccia? Vabbè, mettiamoci all'opera. Stavolta mi affido a voi due gomiti. Bel lavoro. Adesso apriamo la bottiglia. Sì, ok. Per fortuna le cannucce sono più comode. Ok, adesso mi serve un po' di inchiostro, giusto? Funziona! Cosa dovrei farci con questa cannuccia? Non capisco. Oh no, la sta bevendo! Che fai? Non è una bibita! Come dici? Ah, pensavo lo stessi bevendo.
Sto dipingendo nell'unico modo possibile. Devo solo soffiare l'inchiostro nella direzione che mi serve. Wow, sta venendo meglio del previsto. Non riesco a crederci, tutto con solo quella cannuccia in bocca. Perché non mi riesce? Forse devo provare a soffiare con più forza. Dai, su, stupido inchiostro. Ma che cosa ho in faccia? Mi sono sporcata con l'inchiostro. Che ha da piagnucolare. Oh, si è sporcato il viso. Aspetta. Cosa? Perché? Guarda, ho del colore rosa qui. Ne spremo un po' e poi aggiungo altro colore. Ecco, ho le linee che mi servono. Adesso ci vuole un cotton fioc. Lo tamponiamo nel rosa. E ora guarda. Con questo possiamo sistemare i tuoi rami neri. Vedi? Sembrano dei fiorellini, come fossero appena sbocciati. Non è bellissimo? Proprio un piccolo capolavoro. Wow, grazie a te il mio albero è ancora più speciale. È bello lavorare insieme. Sì, sono contenta. La mia cotta mi è ispirata. Spero che lo apprezzi. Tanto vale provare, no? Sì, forza. Che succede, David? Figo, cosa mi ha scritto? Sì, mi piace molto. Spero che mi risponda. Vediamo. Oh, i miei libri. Scusa, lascia che ti aiuti. Oh. Così morbide. Wow. I miei libri? Oh, certo. Quindi... Sì, grazie. Penso di essermi innamorato. Aspetta, solo un'ultima occhiata. Sì, mi piace proprio tanto. Ah... Oh, ecco cosa metterò. Voglio ricordarle del primo momento in cui ci siamo visti per la prima volta. La parte difficile è questa qui ed è finita. Bene. Wow! Mi ricordo. Che tesoro. Ti amo, piccola. La preparazione per il progetto artistico fa parte del processo, anche se può essere disordinato. Dunque, è ora di trasformare questa idea in arte. La prima pennellata è sempre la migliore. Aggiungo un po' di blu qui. Sta davvero venendo bene. Oh, lo è? È terribile. No, meno male che ho dell'altra carta. Oh, bene. Ma è peggio del primo. Ah! Forza, adesso concentrati! Mi stai prendendo in giro. Perché non riesco a dipingere uno stupido fiore? Va bene, stai calmo, respira profondamente. Posso farcela. Posso farcela. E vado. Piano. Piano. Oh, che sfortuna. Ma aspetta un attimo! Che forma interessante! Posso farci qualcosa? Usare il pennello in diversi modi può aiutarti a creare dei disegni del tutto unici. E nel mio caso dei petali. Una volta finiti questi bellissimi petali, bisogna aggiungere un po' di verde per le foglie e gli steli. Vedi come viene? Bisogna fare molta attenzione. Adesso uniremo questi due. Sono venuti davvero bene. Sapevo che ce l'avrei fatta. Wow! Hai disegnato tutto questo da solo! È per te, Annie. Posso farne degli altri? E questa volta adotterò un approccio molto nuovo. Non preoccuparti, il tema è sempre lo stesso. Vedi come diventano delle foglie che... Sembrano vere? Proprio così. Non avere paura di prendere il tuo tempo. Puoi
puoi fare anche dell'erba, vedi? Ma la parte successiva è più complicata. Userò questi colori per creare delle trame divertenti. E tutto grazie a questo palloncino. Non è soddisfacente? Lo userò come un timbro e otterrò questi fiori divertenti e del tutto unici. Non devo dimenticarmi questo. Bello, vero? Stupendo. Che ne pensi? David, come ci sei riuscito? Il mio ingrediente segreto. Ah? Oh, questa immagine è così allegra. La devo incorniciare. E perché fermarsi qui? Ho solo bisogno di un po' di ispirazione. Esatto. Hai detto cosa? Oh, Susan, sei terribile. Oh, non lo so, accidenti. Cosa? Scusami? Il mio foglio. Oh, colpa mia. Upsi. Guarda cosa hai fatto! È rovinato! Ehi! Posso mostrarti qualcosa? Mai sentito parlare di un incidente felice? Beh, ora ce l'hai di fronte! Oh! Wow. Posso? Sì, puoi anche fare diverse dimensioni! Sorprendente! Facciamolo! Quanti cerchi potrò fare? Quanti ne vuoi? Le cose stanno diventando folli! Puoi usare praticamente qualsiasi cosa, basta che sia circolare, ovviamente. Pensi che ce ne siano abbastanza? Sembra davvero bello, vero? Dammi il 5! Il mio piccolo artista! Oh. Adesso posso dedicarmi al crafting! Guarda questo coso come va! Meno male, ne ho un sacco! Oh sì! Adesso piove vernice! Penso che vada abbastanza bene. Ah, è sempre così disordinata. Ma almeno so cosa fare. Devo proteggere le cose in qualche modo. E per ora il timbro è salvo. Sono brava o cosa? Ora come posso renderlo più interessante? Spero che la vernice ti piaccia, piccolo amico! Woohoo! Oh no! Oh oh! Sei nei guai adesso, signorina! Ora dammi quell'orsacchiotto! Oh oh! Adesso sistemerò la mia t-shirt! Ma prima ho bisogno di un paio di oggetti! Riconosci questo? Adesso devo versare la vernice! E poi prenderò l'orsacchiotto che mia sorella aveva rovinato! Oh, ti piace, signor orso? Ora è tutto coperto di vernice! È diventata una bella stampa adesso, ma dobbiamo aggiungere un paio di altri dettagli! E chi non ama i fiori? Una volta che è tutto coperto, lo userò come stampo! Che bel design! Credo di aver tratto il meglio da una brutta situazione! Wow, voglio provare anche io! Ma non va! Andiamo, forza! Ecco, in realtà è davvero divertente! C'è qualcosa di più classico della natura morta? Insomma, quanto può essere difficile? Questo pop-it è così divertente! Ok, come farò a far risaltare la mela? Non è male come inizio, vero? Voglio farlo per sempre! In realtà no! Levati di torno! Scommetto che posso sistemare tutto! Sono così annoiata! Cosa sta facendo lei laggiù? Sta dipingendo un mazzo di frutta! Ora comincia a prendere forma! Bene, bene, bene! Cosa abbiamo qui? Ah? Aspetta, qui manca qualcosa! Che cosa? Dovrò ricominciare da capo, credo! Quando finirà? Ciao, mela! Ok, la mela si è appena mossa! Come faccio a dipingere così? Questo sì che è divertente! Va bene, questa volta verrà fantastico! Scusami tanto! Non capisco! Sul serio, ci deve essere una spiegazione! Ehi, avrei dovuto saperlo! Torna qui! Ho detto torna qui! Non vai da nessuna parte! Almeno non finché non avrò finito di dipingere! Ok, l'ultimo pezzo! Ora posso finalmente dipingere in pace! Ora dove ero rimasta? Ciao! Per quanto
quanto tempo devo restare quassù? Lasciami andare! Te lo sei meritato! Sì! Non so perché non ci ho pensato prima! In questo modo devo solo tracciare il contorno dell'ombra! Ora è molto più semplice! E posso concentrarmi sulla pittura! E ora farò la pera! Questa forma è molto complicata! Wow, sto volando! L'ultimo è quasi finito! Devo solo fare lo sfondo! E devo ricordarmi anche di firmarlo! Potrebbe valere qualcosa un giorno! E è fatto! E non è grazie a te, sorellina! Sì, le mie mani sono libere! Ma aspetta! Oh no! Ah! Sto bene! Va bene, ragazzi! La nostra prossima sfida è a tema illusione! Ora iniziate a essere creativi! Ok, penso di sapere come iniziare! Oh, sì! Vorrei anche trovare l'ispirazione! Inizierò con un paio di linee e poi le collegherò insieme! È così facile ma così bello! Vincerò questa sfida! Tutto fatto! Beh, è diciamo bello! Guarda cosa ho disegnato io! Io ho intenzione di metterci più impegno! Ed è tutta una questione di linee! Una volta creato un quadrato farò delle linee che vanno dall'alto in basso, poi a destra e a sinistra! Ci vuole un po' di tempo, come si può vedere, ma alla fine tutto avrà tutto un senso! Quando posizioni le linee in un certo modo, puoi creare diverse prospettive, devo solo continuare a seguire lo schema! E anche un po' di colore aiuterà! Vedi come prende vita? Sento come se ci potessi saltare dentro! Fammi provare! Tipo... così? Ah! Oh no! Ehi, posso vederti là dentro! Ok, io ho finito! E c'è anche un piccolo bonus! Cosa sta succedendo lì dentro? Ciao, io sono qui adesso! Fammi vedere! Ti tirerò fuori di qui! Esci! Aspetta! Piano! Esci, esci! Ce l'hai fatta! Aspetta, cosa? A me piaceva lì dentro! Aspetta, dove stai andando? Non voglio rimanere bloccato lì dentro! Che carino! A Matthew piacerà un sacco! Oh! Forse no, meglio sistemarlo! Ottimo, la matita è senza gomme! Beh, ne ho una nell'astuccio! Ma dov'è? Ero sicura di averla! Un momento! Gina, mi presti la gomma? Certo, ecco a te! Ops! Ehi, wow! Grazie, molto gentile! Proprio quello che cercavo! Ce l'ha ancora Matthew! Andrò da lui! Sarà sorpreso di vedermi! Certo che Matthew vive lontano! Almeno ho già fatto la doccia! Mi serviva una giacca! Non vedo l'ora di incontrarlo! Cosa? Sei così carina oggi? Non ci credo! È con la mia gomma! Che rabbia! Stupido Matthew! Come ha potuto? Non gli presterò più niente! Che posso fare? Gina? Eh? Da quanto sei qui? Usa il temperino! Come? Aspetta! Ho capito! Grazie! Potevo pensarci prima! Giro il temperino e riempio la cavità con della colla! In modo uniforme fino all'orlo! Poi lascio asciugare! Dovrebbe funzionare! La colla cancellerà la matita! È come una gomma vera! Ora posso completare il disegno! Ho pensato che ti servisse aiuto. Ti ho anche portato questo. Oh, che dolce! Mi dispiace. Wow, ma quanto è forte la scienza! Oh, un messaggio! Oh no, il compleanno di Gina! Devo prenderle un regalo! Ci sarà qualcosa qui! È un inizio! Ora mi serve il regalo! Oh! Ouch! Ehi, potrei usare quel nastro! Che botta! Ok, spazio alla creatività! Sta venendo bene! Fatto! È bellissimo!
Ma che ci metto dentro? Una bambola? Oh, un'altra bambola! Proprio quello che volevo! No, fiori! Ottima idea! Sono bellissimi! Da dove spuntano queste api? Ah, mi hanno punto! Troppo rischioso! Questa sì che è un'idea! Ma sei serio? Non esiste! Forza, pensa! Oh, ci sono! Potrei farle un diario! Primo, prendo una normale agenda. Apro la copertina posteriore e stendo una striscia di colla lungo il bordo, sia quello laterale che quello inferiore. Poi prendo del nastro rosa e lo attacco alla colla. Faccio lo stesso con altro nastro rosa lungo il fondo della pagina. Poi userò del nastro verde. Attacco delle strisce lungo il lato esterno, senza spazi. I nastri devono essere continui. Ora chiudo l'agenda e ripiego il nastro rosa sopra. Quindi infilo il nastro verde sopra e sotto quello rosa. Continuo così per tutto il quaderno, creando un effetto a rete. Riapro l'agenda e passo una striscia di colla sulla parte superiore. Ripiego il nastro in eccesso e lo attacco alla colla. Premo bene. Applico di nuovo la colla lungo il bordo, sopra i nastri. La colla va messa solo su tre bordi. Ora metto un cartoncino sulla colla e premo bene per assicurarmi che sia fermo. Ed ecco un diario fatto in casa. Spero che a Gina piaccia. Ora sono pronto per il compleanno. Ti ho portato una cosa. Wow! Carta straccia? Grazie! Sei seria? Guarda nella scatola! Oh, giusto! Grazie! Sei adorabile! Lo so! Forza, siamo pronte per la prossima sfida! Oh, abbiamo dei colori e delle spugnette da make-up! Come sono morbide! Forse dovrei rifarmi il trucco? In effetti mi serve un ritocchino! Già, anche a me! Oh, guarda la ruota! Oh, è uscita proprio la spugnetta! Sì, abbiamo anche queste tele su cui lavorare! Bene, adesso vediamo che dobbiamo fare con le mani. Ma dai, nessuna di noi può usarle! Allora dipingiamo... Au! Con la testa! Ai! Ok, stiamo più attente. Ho del giallo, tanto per cominciare. Lo fisso sulla mia tela e cerco di tracciare una linea dritta. Comincerò con questo azzurrino. Adesso dipingerò da questo lato della tela. Mi serve dell'arancione. A me serve del rosa. Da mettere qui vicino all'azzurro. Userò questo verde acqua. Divertente questa sfida, vero? Forza al lavoro! Ci vuole un po' di verde qui. Mescolo tra loro questi rosa. Sì, che bell'effetto chiaroscuro che ho fatto! Wow, è davvero bellissimo e rilassante! Oh, anch'io ho finito, che faticaccia! Oh! È davvero molto diverso dal mio. Wow, hai visto che ho fatto io, Lexi? Guarda. Sì, sì, Sky, bello. Ok, ho solo... Wow. Ma come ci sei riuscita? Grazie, sai, è venuto proprio come lo avevo in mente. Adesso non sono più tanto convinta del mio. Non fare così, possiamo ravvivarlo. Usiamo questa. La useremo direttamente sulla tua tela. Poi mettiamo un po' di bianco sulla spugnetta e mettiamo il bianco qui intorno ai petali. Wow! Lo facciamo anche qui. Wow, Sky! Lo hai migliorato davvero, è bellissimo! Che belli questi disegni fatti coi petali, stupendi! Non c'è di che, mi fa piacere aiutarti. Stavolta premi tu il tasto, Sky. Ok, ecco la ruota. Vediamo un po' quale sarà la prossima sfida. Un unicorno! Ci speravo tantissimo! Oh, questa sì che è una novità! Lexi, dovrai dipingere bendata. Beh, se devo essere bendata, voglio essere io stessa un unicorno. Ah, decoreremo dei biscotti a forma di unicorno, che carini! Ah, di nuovo i grembiuli. Devo mettere la benda sugli occhi. Sky, dove sei? Ci sei ancora? Che c'è laggiù? Sì, ecco il biscottino. Tutto per me, è ora di fare merenda. Lexi, non capisco, non c'è niente laggiù. Ma che fine ha fatto il mio biscotto? È sparito! Cosa è sparito? Sono bendata, non vedo nulla, sai? Ah, un vero mistero. Mi serve un altro biscotto, allora. Ti tengo d'occhio però, Lexi. Dai, cominciamo a decorare i biscotti. Ok,
per cominciare ti aiuto io. Ecco la tua glassa. Grazie, Sky, mi metto al lavoro. Sarà dura. Comincio seguendo la sagoma del biscotto. Ecco, e adesso posso riempirlo con altra glassa. Penso stia venendo bene, vero? Sono sicura. Wow, niente male davvero, secondo me. Solo un altro po'. Fatto! Il biscotto è tutto decorato. Adesso con il pennello metterò dell'altra glassa dorata. Prima qui giù in fondo e poi qui in alto sulle orecchie. E naturalmente anche sul corno. Adesso mettiamo gli occhietti al mio unicorno. Ci vuole anche un po' di glassa rossa. Le farò dei cuoricini così. Al posto delle narici, carinissime. Secondo me sono proprio brava. Mi serve questo colore. Che colore sarà? Vabbè. Il mio unicorno ha bisogno di occhi. Via, un altro colore. Deve avere anche le narici per respirare, importante. Ah, lo so già, sto facendo un capolavoro. Sì, ho finito! Tu a che punto sei? Oh, oh no, non è così che me lo immaginavo. Beh, d'altra parte ero bendata, che posso farci? Il mio è così carino che gli darei un bacetto. Sì, è carinissimo, hai proprio ragione. Perlomeno ho il mio piccolo corno. Abbiamo un foglio. Oh, sta succedendo qualcosa! Di nuovo la magia! Guarda, un cono gelato! Che carino! E sembra pure buono! Ne vorrei uno vero! Non scherziamo! Fammi vedere qui! Stavolta ci divertiamo! Oh, di nuovo senza mani! Che pizza! Ok, una mano e un pennello. Pronta a intingerlo nella vernice. Penso che inizierò con il rosso. Dipingerò questo gelato, mi divertirò! Sto solo facendo puntini con diversi colori sul disegno, rosso, giallo, blu e soprattutto bianco. E ora aggiungo dell'acqua e lascio che si mescolino. Ah, guardala come dipinge, dovrei iniziare anche io. Direi che devo per forza usare la bocca. Posso farcela, sì! Ok, devo fare dei pallini sul foglio. E ora mi serve questo colore. Forse ne metto un po' qui. Oh, oh no! Sta venendo bruttissimo! Beh, direi che mi presento con questo. Ta-da! Almeno è colorato. È comunque un vantaggio, no? Ho finito il cono, visto? La tecnica che ho usato è uscita benissimo, la adoro! Wow, si è trasformato in un vero gelato! Proprio come speravamo! Assomiglia molto anche al cono gelato che ho dipinto. È ora di assaggiare. Spero sia buono! Lo è molto buono. Scommetto che anche tu vorresti avere un cono gelato. Cosa pensi che riceveremo stavolta? È così emozionante! Oddio, guarda! È una ranocchia carinissima! Guarda come saltella in giro! Beh, direi che farò la mia opera d'arte con la ranocchia! Wow, anche io! Adoro le ranocchie! Fammi preparare il foglio! E vai, stavolta due mani! E tu una! Userò questo pennarello dalla punta fina stavolta! Inizio facendo due mezzi cuori, così! E li collego sotto così! E poi sopra con un arco! Guarda che ditine carine, adorabili! Disegno gli occhi così inizio a colorarla. Devo usare il verde, ovviamente, come ogni rana che si rispetti. Ah! Ora posso usare due mani e lo farò. Dovrei essere in grado di andare due volte più veloce perché, beh, due mani. Sta venendo fuori benissimo, questa è una strategia fantastica. Aveva ragione sulle piccole dita delle mani e dei piedi. Quelle sono sicuramente carinissime. Ok, il contorno è finito e ora coloriamo. Sta decisamente venendo carinissima e ci vuole poco. Anche se forse non benissimo, devo andare più veloce. Wow, esce fumo! Ma che diamine, come hai fatto ad appiccare un incendio laggiù? Beh, bene, credo di aver finito col mio disegno di ranocchio. Mi sa che stavo colorando troppo veloce. Beh, la mia ranocchia non ha preso fuoco, eccola qua! Non è carinissima? Oh, ma questa è una ranocchia di gelatina! Forse è uscita dal mio bellissimo disegno. E ora shakerò il foglio. Shake, 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 shake. Wow, quante rane! Oh mio Dio, che odorino di melone! Questa la prendo a morsi. Non posso più aspettare. Wow, è ottima. Adoro le caramelle gommose. Wow, ma che diavolo fai? Te li stai divorando? No, mi piacciono troppo per andare più piano. Com'è buio qui dentro! Sono così spaventata! Cos'è quella cosa laggiù? Esci dalla mia stanza, per favore! Aiuto!
Cosa sta succedendo qui dentro? C'è un grande mostro spaventoso! Mi hai svegliato per questo, un attaccapanni? Oh, immagino fosse solo nella mia mente. Buonanotte! Scusa, ma com'è buio! È solo un attaccapanni, giusto? Sto bene! Che cosa? Ah! È tornato! Qualcuno mi aiuti, per favore, aiuto! Che c'è? Laggiù! Ah! Non vedo niente qui dentro! So io come risolvere questa faccenda! Dipingerò l'intera tela di un colore scuro. Una volta fatto, aggiungerò del bianco con un pennello. Quindi userò il nero per creare un albero. Devo farne tanti. Quindi userò il bianco per creare un cielo stellato. Poi prenderò una lama e forerò la tela. Basta fare un mucchio di fori casuali. Quindi spingerò delle lucine attraverso i fori. In questo modo non si staccheranno. Wow! Ora non hai nulla di cui aver paura. Luci, spegnetevi! Eh? Cos'era quella cosa? Un mostro! Oh, ok, smettila di prendermi in giro. Mi sento già molto meglio ora. Senza mostri sto molto meglio. Ok, ragazzi, è l'ora del picnic. Mangeremo il nostro cibo finto. Oh, che noia. Il telefono di mia sorella. È bloccato. Io lo so. Mi serve il suo viso. Facile. Non svegliarti. Viso, per favore. Non funzionerà senza i suoi occhi. Questo nastro sembra piuttosto resistente. Devo solo aprirle le palpebre senza che si svegli. Devo farlo su entrambi. E... eccole! E ora posso sbloccare il telefono. Quindi non ha funzionato. Eh? Se solo avesse un aspetto più naturale. Avanti, chiudi la bocca. Cosa c'è che non va in te? Ora sta chiusa, per favore. Smettila di muoverti. Ok, ma così non funzionerà mai. Aspetta un attimo, posso usare questo pezzo di carta trasparente. Lo metterò sulla sua faccia. E traccerà il suo viso. Del resto il telefono riconosce le forme generali del viso. Ehi, almeno sta ferma. Devo solo aggiustare la mascella. Perfetto, un capolavoro! Ah! Posso aiutarti? Perché questo disegno mi sembra così familiare? Se vuoi disegnare una faccia, ti basta usare una foto! Levati! Ti mostrerò io come fare. Per prima cosa devi unire le matite. Devi creare qualcosa che assomigli a una H. Vedi? È pronto! Inizia a tracciare il contorno del viso e dall'altra parte avrai lo stesso disegno. Traccia tutti i contorni, vedi? È facilissimo. Non devi saper disegnare. È venuto abbastanza bene, vero? È come guardarsi allo specchio. Ehi! Ha funzionato, a dopo! Qualunque cosa tu faccia, non leggere i miei messaggi e non guardare nella galleria delle mie foto! Ok, questo punto è perfetto. Sì? Gli alberi, la natura e tutto il resto. Diamoci da fare. Ci sto. Non so... che cosa... Ehi, non guardare il mio. Come vuoi, bene. Mi metterò qua giù, allora. Cosa posso dipingere? Lo so, è adorabile! Spero che David non l'abbia visto. L'ho visto io per prima. Che venga il migliore pittore di volatili. Alcuni cerchi possono fare molto. Devo solo sapere dove aggiungere le linee. Bello, vero? Basta un po' di colore per farlo scoppiare. Il giallo è un colore così allegro, vero? È perfetto per un uccellino così allegro. E che ne dici di un po' di verde? Una tonalità così pacifica? Gli farò anche alcune piume blu. Farò prima i bordi. Così. Ci sta proprio bene, vero? Quasi fatto. Solo un paio di tocchi finali. Ed è così che si fa, gente. Un vero capolavoro.
Non sei d'accordo? Sì, sono molto contento. Cos'è quello? Avevo solo bisogno di una mano. E ho capito che mi serviva una mano vera. Beh, una mano e alcuni punti e linee qui e lì. Riesci a vedere la faccia dell'animale? Non preoccuparti, tra poco si vedrà. Questi rami ci stanno benissimo. Ed ecco i suoi adorabili piedini. Un po' di verde? Penso che ci stia bene. Riesci a vedere l'uccello ora? Sono così creativa, vero? Beh, se proprio vuoi vederlo. Non male affatto. Oh! Sono entrambi molto belli. Dovremmo chiedere all'insegnante? Sul serio! Spero che stia bene. Sembra che stia solo dormendo profondamente. Ehi! Oh, tutto fatto? Oh? Oh, ottimo lavoro! Ora datemi solo altri 5 minuti. Va bene, come vuole. Ho bisogno di qualcosa che faccia girare la testa e so esattamente cosa. Tinte complementari per la vittoria. Ma manca ancora qualcosa. Che cosa? Ah, questa palla non va bene. Wow! Mi piace troppo! Mamma! Oh, non adesso. Ok. C'è ancora molta vernice rimasta, il che mi lascia spazio per giocare. Grazie. Non so proprio cosa fare. Ok, proverò con un po' di... Ehi, dove è finita la mia tavolozza di colori? David? Sei tu? Scusami tanto? Guarda, l'ho fatto io! Lo chiamo acqua di stagno. Oh, lo so! Vuoi dipingerti la faccia? Dacci dentro, David! Oh, sì, voglio provare! Divertente, vero? Puoi dirlo forte? Sì. E se uso il dito? Eccolo! Ah, punti blu in arrivo, gente! Ma ora per il mio colore preferito. Ho finito! Guarda, mamma! Beh, non è incredibile, ma proviamo un altro trucco. La simmetria può essere bella. E per dimostrare che è vero, puoi creare un'opera d'arte. È una bellissima farfalla. Questa linea le farà prendere vita, insieme al contorno delle ali. Anche dall'altra parte. Così. Ecco. Ammira questa bellezza. Ed è solo l'inizio, figliolo. Questo è divertente. Ok, tiriamoli. No, oh, ho perso. Tocca a me girare la ruota. Chissà cosa troveremo. Una sorpresa. Wow! Possiamo scegliere così tante cose. Pensavo fosse una caramella. Cos'è? Si usa per disegnare. Ah, capito. In questo modo? Sembra divertente. Che ne pensi? Ok. Usalo in quest'altro modo. Così disegnerai una spirale, vedi? Ti basterà muovere la penna. I cerchi fanno il resto. Potrei farlo tutto il giorno. Sta venendo benissimo. Ok, proviamo con un colore diverso. Ah, così è molto meglio. E questi non mi servono più. Allora, che cosa ne pensi? Wow! Sono così ipnotici. Ashley, stai bene? Yuhu! Ehi, torna in te! Idea! Potrebbe essere un po' rumoroso, eh? Oh!
Questo funzionerà di certo. Sul serio? Sono a corto di idee. Ah, questa piuma mi aiuterà di sicuro. Sveglia! Ecciu! Che è successo? Oh sì, i miei bei cerchi! Hanno un aspetto fantastico. Posso far girare la ruota? No, è il mio turno. No, oh, va bene. Se facessimo una gara di pollici? Perché no? Credo ci metteremo un po'. Fermati! Perché non la facciamo girare insieme? Buona idea! Oh. Ehi, adesso ci divertiremo! Aspetta, dove siamo finiti? Forse dovremmo andarcene. Wow, il mio primo tatuaggio! Oh, sei impaziente! Cominciamo! Sei pazza! Sarà bellissimo! Mi fai il solletico! Wow, guarda un po'! Uno dei miei lavori migliori. Questo non era previsto. Mi piace! Tienilo lontano da me! Mamma, salvami! Tocca a te. Non ci penso proprio. Utilizzerò invece questa stampa. Ritaglio la farfalla dalla carta, poi la metto a faccia in giù sul polso. La bagno con un po' di dopobarba e adesso la premerò sulla pelle. Fatto un tatuaggio senza dolore. Fantastico, vero? Niente male, sì. Mi sento così alla moda. Le mie unghie sono fantastiche. È difficile trovare la scala giusta, ma è divertente. Sì, come no? Cos'è quello? È la mia barca. Se lo dici tu, io mi concentro sulle unghie. Come vuoi, io finisco il disegno. Oh no, la matita! E non ho un temperino. Che posso fare? Che c'è? La punta si è rotta e non ho un temperino. Prendi queste. Oh, ok. Vado bene così? No, usala sulla matita. Ah, giusto, ho capito. Strofino la matita sulla lima. Funziona, guarda. Ora posso completare il disegno. Te l'avevo detto? Ho un'idea. Ti farò un ritratto. Aspetta, ho fatto pratica con un po' di pose. Che ne dici? Terribili. Ho trovato. Spostati lì. Ok. Pronto? Così è molto meglio. Mi sento così glamour. Metti la mano in testa. Così? Sì. Perfetta. Quanto manca ancora? Ehi! Sono sveglia! Che ne pensi? Sì, bel tentativo. È il mio miglior ritratto. Wow, questa è davvero incastrata. Sembra gommosa. Oh oh! Ciao! Ellie, prendi posto. Oh, ok. Non guardarmi. Sembra amichevole. Questo colore mi dona. Ciao. Ok, ragazzi, aprite il libro. Devo proprio. La lezione di oggi sarà interessante. Sì, immagino. Adoro i suoi quaderni. Meglio prendere qualche appunto. Lo so, ho una penna carinissima. Mi piacerebbe avere delle cose carine. Le mie sono così banali. Non è giusto. Che succede laggiù? Aspetta. Qual è il problema? Vorrei una penna come la sua. Fammi dare un'occhiata. Sì, è una bella penna. Forse ti posso aiutare. Davvero? Migliora le tue penne con questo trucco.
rimuovi le parti della penna. Riempi l'involucro con la colla. Non fare pasticci in questa fase. Dovrebbe andare. Ora versa dei brillantini. Rimetti l'inchiostro. E avvita il pennino. Mai più penne banali. Che te ne pare? Wow, guarda! Manca solo l'ultimo dettaglio. Oh, com'è carino! Grazie! Un momento. Ora mi sento più a mio agio. Wow, com'è elegante! Questi li prendo io. E li butto via. Ti serve una sistemata? Mi sento proprio vivo. Come ha fatto? Non importa, sono bellissima. Lei è il mio prof preferito. Ho solo fatto il mio lavoro. Sono uno schianto. Cosa? Wow, mi piace il tuo nuovo look. Oh, ho una cosa per te. Per me? Davvero? Grazie, amiche. Selfie. Adoro questa classe. Oh, devo cambiarmi. Quindi la lezione di oggi... Beh, immagino che dobbiamo restare qui. Allora vediamo che succede. Ehi, come stai? Non parliamo da un sacco. Ah, io mi faccio la manicure nel frattempo. Eh? Finalmente sta succedendo qualcosa. Guarda questa luce. Arriva qualcosa di alieno. Sono curiosissima. Wow! Non vedo l'ora di vedere che succede dopo. Aspetta, senza mani. Dai, non è giusto. Io ho una mano sola e mi va più che bene. E ora inizio a disegnare il mio alieno. Ecco la testa e ora il corpo. Non è un vero alieno se non ha le braccia. Due, ovviamente. E ora le gambette. Qualche dettaglio in più? Devo fargli i tipici occhi neri e grandi e naso e bocca anche. E ora facciamolo muovere un po'. Ah, come la fa facile con una mano. Oh mio Dio, c'è un alieno proprio dietro di me. Sta facendo qualcosa col mio piatto e un pennarello. Vediamo cosa ha fatto. A quanto pare ha disegnato un alieno. Ehi, signor alieno, guarda cosa ho fatto io. Visto? Posso farlo ballare muovendo l'acqua. Eh sì, devo dire che si muove proprio bene. Ti piace? Scommetto di sì. Sì, gli piace di brutto. Wow, guarda questa torta spaziale pazzesca. Wow, me la sta dando. La prende come? Ecco, tieni. Questa potrebbe essere la torta più bella che abbia mai visto. Ah, lei la torta e io? Niente, immagino. Solo un alieno che pasticcia sul mio piatto. Ehi, e il mio piatto? Non lo vuoi? Forse in cambio di una torta? No? Ma perché? L'hai disegnato tu! Non ci credo. Sembra buonissima. Do un morso. Gnam. Om. Mum. Oh, torta spaziale buonissima! Sono contentissima di averla vinta! Queste caramelle alla frutta sono le mie preferite. Gusto tropicale è decisamente uno dei migliori, direi. Aspetta un attimo, ho un'idea. Fammele tirare fuori tutte. Come sono colorate e carine! Mi piace tantissimo il rosa. E ora mettiamole in ordine. Inizio con queste blu. E ora il rosa. Ottimo, tutte in ordine per fare un po' di magie. Sì, ha funzionato, si è trasformato in un pop-it. E ora mi rilasso. Ehi, ma come hai fatto? E che fai? Dovremmo realizzare un'opera d'arte. Oh, giusto, mi ero dimenticata, mi sono distratta col pop-it. E vai, stavolta con le mani. Tutte e due, poi. È la mia occasione. Spero non ti dispiacerà se gioco un po' con questo. Anzi, lo uso per la mia opera d'arte. Inizio con questa tempera. Ok, pitturo l'interno dei pop-it col pennarello. Non vedo l'ora di vedere come esce. E ora faccio lo stesso con la fila arancione. Ok, fatto. E ora proviamo questa cosa. Devo rigirare il pop-it sul mio foglio. E ora inizio a premere. Rosso, rosso, ora blu. Guardala come usa entrambe le mani, dato che può farlo. Aspetta, so cosa fare. Forza, naso. Mi farai da pennarello. Com'è fredda la tempera. E ora facciamo dei puntini sul foglio col naso. Non male. E ora cambiamo colori. Guarda, ho fatto un pop-it col naso. E vai, anche io ho fatto il mio. Non male, devo dire. Guarda come sono perfetti i miei puntini, molto meglio dei tuoi.
Wow, di nuovo la magia! Biscotti Pop-It! Assaggiamo! Mamma mia, quanto sono buoni! Sembrano buonissimi, sì! Wow! La vedi questa luce? A quanto pare abbiamo delle scatole stavolta! Io prendo questa! Non ci credo! Guarda che c'era dentro! Bombolette di vernice! Chissà che c'è nella mia! Non riesco a capirlo scuotendola! La apro! Wow! Una scatola piena di matite colorate! Le adoro! Oh, guarda! Un'altra scatolina! Cosa pensi ci sia dentro? Apriamolo e scopriamolo! Ok, non è quello che mi aspettavo! Un occhio gommoso! Com'è viscido! Ok, me lo mangio perché ho fame! Molto buono! E gommoso! Mi piace! Wow, veramente buonissimo! Ne vorrei altri? E guarda, stavolta entrambe con le mani! Ok, guanti e... si inizia a fare arte! Inizio con il blu e faccio un cerchio al centro! E ora col bicchiere lo copro per passare la vernice bianca, ecco! Ora ho un cerchio blu perfetto, poi mi serve un piatto, lo metto rovesciato sul foglio! E ora vernice nera! Ok, mi serve un po' di nero al centro, per la pupilla, perché è un occhio! Sono pronta con le mie matite, con una sola mano, ecco qua, e ora disegnerò un occhio! Verrà bello sicuramente! E direi che ho finito! Ta-dan! La mia faccia felice è pronta! Wow, come diavolo hai fatto? Cosa? Il mio occhio? Bellissimo, vero? Non ci credo, si è trasformato con la magia in un altro occhio gommoso! Ma stavolta è enorme! Non ci credo, che succede? È gigante! Posso averlo? No, non se ne parla, è mio! E ora scusa, ma devo mangiarmelo! Uffa! In effetti però io la torta non gliel'ho fatta assaggiare! Wow, che succede? Cos'è? Un altro? Continuano a uscire?